Allora, Pietro, da cosa iniziamo questa settimana? Guarda, iniziamo dal mercato locale con un long. Ho preso in esame il titolo Enel, che è fra l'altro uno dei responsabili, no, di un mercato italiano così debole quando scende, perché come sai è il titolo che in termini di capitalizzazione pesa di più sull'indice e il titolo si sta riportando su livelli grafici interessanti. Se fai caso, sostanzialmente il titolo Enel traccheggia da molto tempo in questo trading range fra 5 e 9. Adesso siamo proprio nella fascia centrale, no, di questo ampio trading range. Area 6,70 è il livello che ho individuato come diciamo punto d'ingresso, 6,75 nello specifico, come punto d'ingresso ragionevole, perché se fai caso c'è una sorta di doppio minimo potenziale che potrebbe almeno nel breve respingere questa discesa dei prezzi piuttosto non violenta in questa fase, ma comunque insistita. Ricordo che Enel è il titolo peggiore da inizio anno fra i titoli del FTSE MIB, e quindi sostanzialmente mi gioco un rimbalzo dal supporto in area 6,75. Lo stop evidentemente è indispensabile, perché lavoriamo in operazione controtrend su un titolo debole 6,50, e il take profit 7,30 per avere un eccellente, diciamo, rapporto rischio-rendimento che insomma è nell'ordine dell'1 a 2. Ho messo, diciamo, quattro righe di convinzione, forse con un po' di ottimismo, perché anche alla luce, adesso stavo vedendo le aste di chiusura, effettivamente sono state abbastanza bruttine, non si è vista la reazione tipica quando magari si è un po' ecceduto. Le Quindi, classiche insomma. ricoperture di fine giornata, quando si è portato a casa un bel guadagno in asta di chiusura, i Sì. Esatto, professionisti tendono a ricoprirsi per portare a casa la pagnotta, brutalmente. esatto. Questo, guarda, chi conosce i mercati, soprattutto fa il mercato italiano da un po' di tempo, sa quanto questa è una parte della seduta che cioè, gli investitori primari non guardano affatto. E invece è fondamentale, perché come sai, spesso gli istituzionali è proprio in chiusura che vanno a agire. E allora ti faccio un esempio banale, no? Quando per esempio vedi su UniCredit che il prezzo d'asta è diversi tick più basso dell'ultimo prezzo, e quindi il prezzo d'asta è esattamente il più basso di tutta la seduta, capisci che le vendite non sono di chi magari nell'intraday voleva fare lo short per ricoprirsi in chiusura, ma sono vendite chiaramente di posizionamento. Ti faccio l'esempio di UniCredit perché la stavo seguendo, provavo a fare una cosa al volo proprio in asta. Però insomma, un consiglio generale che è un po' off topic rispetto al contest, però rispetto insomma al nostro gioco, però è importante vedere quegli ultimi 5 minuti per capire effettivamente se si scarica oppure effettivamente si va a ricoprirsi, e nel secondo caso era un'operazione con un'intenzione di breve, nel primo caso invece evidentemente c'è un'intenzione più di mantenere posizione nel tempo. Pietro, la sensazione è che Enel stia pagando dazio alla ripresa delle quotazioni del petrolio. Ha peggiorato il suo andamento di borsa da quando la Spagna ha iniziato a ventilare, insomma, un blocco delle tariffe, un blocco dei ricavi per le utilities per cercare di scongiurare, insomma, di trasmettere rialzo del costo dell'energia a famiglie e imprese. Sì, esattamente quello il trigger che ha innescato questa accelerazione ribassista. Detto ciò, Enel è stato un titolo che ha brillato nel 2020, è un titolo che si era riportato su livelli assolutamente interessanti che non vedeva da anni. 9 euro era, insomma, era un livello che faceva contenti tanti investitori, nonostante, diciamo, la natura del titolo, parliamoci francamente, non è un titolo da trader, è più un titolo, diciamo, da investitori pazienti che stanno lì, si vanno a prendere il loro dividendo e quant'altro. È evidente che questa situazione ha un po' spiazzato gli operatori che non si aspettavano. Io anche sono rimasto un po' sorpreso, ti dico, non pensavo che la Spagna agisse in maniera così pronta, no? Se ci pensi, la Robinhood Tax l'hanno fatta in pochi giorni, e insomma è una tassa che poi ricorda anche un po' quella per chi inquina, no? Cioè va immediatamente a penalizzare i gestori, quindi Endesa nello specifico, e il titolo è venuto giù. Detto ciò, spesso si ragiona un po' di pancia, quindi
Quindi, essendo un contest di breve termine, secondo me la tenuta del supporto a 6,75 ci sta. E quindi mi gioco il rimbalzo di breve. E allora abbiamo segnato la prima carta, andiamo a vedere la seconda strategia. Sì, volentieri. In questo caso è uno short. Ancora una volta provo un'operazione contro trend, mi sposto sul mercato delle materie prime e vado insomma un po' sul tema più chiacchierato, no? Che è questo Brent che incredibilmente si è portato a 80 dollari. Parlo di incredibilmente perché se ci pensi il 22 aprile, se non sbaglio, del 2020. Ricordi la famosa scadenza frontale che addirittura andò sotto lo zero? Insomma, da lì è stata fatta tantissima, tantissima strada, evidentemente. Adesso, insomma, come spesso succede, si esagera spesso da una parte e dall'altra, no? L'idea che mi sono fatto è che probabilmente adesso, dopo questo strappo, il prezzo sui massimi degli ultimi 3 anni, 80 dollari potrebbe essere un buon livello di ingresso per una posizione short, magari lo va un po' a sporcare e poi da lì scattano i take profit, no? Spesso i take profit vengono messi su livelli anche tondi, no? Perché ti danno l'idea di un target raggiunto, quindi l'idea è che raggiunti gli 80 dollari si potrebbe assistere a un veloce storno, a una veloce correzione. Gli do 3 dollari di stop, quindi 3 dollari a 83 ho messo lo stop e a 75 il take profit. Quindi ancora una volta un'operazione di breve che lavora un po' sul riassorbimento dopo una fase un po', insomma, un po' euforica, un po' probabilmente dove, insomma, si sono anche attivati i trading system, trend following che hanno fatto sul breakout dei massimi precedenti sono andati in acquisto e quindi non escluso che 80 ci sia un take profit e quindi da lì possa arrivare una veloce correzione. La mia opinione personale, quindi vale quanto può valere, è che le banche centrali, sentendo le parole anche di quest'oggi Christine Lagarde, siano davvero prossime a intervenire sul mercato delle materie prime per evitare che vengano inficiate tutte le loro politiche monetarie messe in campo nell'ultimo anno e mezzo. Di certo, nelle quotazioni del petrolio molto fa la questione cinese. Sappiamo e abbiamo letto anche nelle ultime ore come vi sia fame di energia a basso costo proprio in quella che ufficialmente è la seconda economia mondiale. Eh sì, guarda, io ieri mi sono beccato una bella raffica di insulti sui social perché ho parlato insomma, di una situazione di Evergrande che onestamente mi preoccupa, nel senso che quando tu non hai, diciamo, il pieno controllo delle informazioni, perché secondo me il tema in Cina è sempre un po' questo, no? Almeno per quanto mi riguarda, sono sempre un po' diffidente rispetto alle informazioni che arrivano, perché se guardi i numeri di Evergrande sono spaventosi, cioè. Se tu hai consentito a un'azienda di fare 300 miliardi di dollari di debito, vuol dire che sostanzialmente questo è il modus operandi, quindi non c'è solo un Evergrande, temo io, no? Se questo è il modus operandi di costruire e di gestire il mercato immobiliare, probabilmente puoi anche. Il problema non è tanto Evergrande, ma se ce ne sono tante nascoste, Evergrande è la punta dell'iceberg, e questa è la cosa che mi preoccupa. Magari sono io che con l'età sono diventato più ansioso e timoroso, ma secondo me è un tema che insomma, in qualche modo terrà almeno col fiato sospeso gli operatori. Ripeto, perché in Cina, parliamoci francamente, ci mettono mezza giornata a salvare Evergrande perché tipicamente non è che stanno lì a fare le cose troppo collegiali, no? Sappiamo come si lavora là. Però temo che non è l'unico caso in cui diciamo, sia necessario poi un intervento esterno per cercare di salvare tutto, e in quel caso la situazione sarebbe più complessa perché una tantum può intervenire, ma immaginare di intervenire sempre mi sembra improbabile. Quindi, insomma, la mia dose di insulti me la sono presa e rimango della stessa opinione, chiaramente. E allora, quando si parla di Cina, non si può non mandare un saluto a Jack Ma, terza carta. Terza carta, guarda, di nuovo sulle commodities. Questo è un trade abbastanza cioè tecnico, diciamo che il movente è nei prezzi, nell'analisi dei prezzi. Vado sull'argento, che è una commodities che sostanzialmente è in una fase abbastanza
ribassista. Qui il tema è questo: sostanzialmente siamo con i prezzi ingabbiati da fine luglio 2020 all'interno di questo ampio trading range, no? Fra 22 dollari, fra 30 e 22 dollari. Se fai caso, ogni qualvolta da luglio del 20 in poi area 22 è stata lambita, magicamente sono scattati gli acquisti, quindi tipicamente un supporto. Questo è successo tanto a fine settembre del 2020 quanto nella parte, diciamo, finale del 2020, quindi nell'inizio dicembre. Insomma, mi sembra che anche settimana scorsa ci sia stato un tentativo di reazione, quindi qui mi gioco l'idea che da 22 dollari l'argento possa tentare un rimbalzo, e quindi un long a 22, numero tondo, stop loss 21,3 e take profit 22,50. Qui il rapporto rischio rendimento non è straordinario in verità, però l'idea, insomma, è che si permanga all'interno di questo ampio rettangolo fra 22 e 30, e quindi l'argento potrebbe, insomma, potrebbe reggere. 22 dollari potrebbe essere un livello che ancora una volta mostra la sua valenza. Questo che stavamo monitorando era il grafico a 30 minuti che mostrava gli ultimi 20 giorni in negoziazione, e ti dirò che è interessante quel livello di ingresso che hai messo, e addirittura potrebbe portare allo sviluppo di un doppio minimo capace di andare ben oltre quella soglia che hai messo come target. Lo vediamo infatti, i 23 dollari porterebbe alla violazione al rialzo di queste resistenze dinamiche espresse da trend line discendente, soprattutto al completamento di questo doppio minimo. Interessante questo trade, Pietro. Allora, abbiamo preso nota anche di questa terza strategia, non ci resta che vedere la quarta e poi a seguire la quinta, ma iniziamo con la quarta. La quarta, sì, ci spostiamo sul mercato dei cambi, andiamo sul cross di cui parlava anche prima Luca. Qui la nostra visione è contrastante, ma direi ben venga, no? Pensa che noia se tutti gli analisti e trader sono nella stessa direzione, la trasmissione sarebbe estremamente noiosa e ridondante. La cosa bella, credo, la trasmissione è anche le opinioni contrapposte. Qui il tema... Come si suol dire, Pietro, il mercato è bello perché vario, se c'è qualcuno che vende perché c'è qualcuno che compra e viceversa. Eh sì, entrambi si sentono furbissimi, e questa è la cosa straordinaria, no? Che quando tu vendi pensi di essere la persona più intelligente del mondo, e all'altra parte c'è uno che compra e ha lo stesso mood tuo, quindi è una cosa carina. Pensa se sì. E la cosa ancora più carina, la cosa ancora più carina è che possono aver ragione tutte e due, così come torto tutte e due. Ah, certo, spesso capita che uno vende troppo presto quando è la parte giusta e l'altro vende troppo tardi quando è la parte sbagliata, è una classica dinamica. Comunque qui, insomma, tutti noi guardiamo e siamo curiosi nel capire se effettivamente quest'area 1.1650 è un'area che si opporrà a questa discesa dei prezzi che è abbastanza insistita, abbastanza netta, no? Da inizio anno è abbastanza evidente la forza del dollaro, la debolezza di euro, però la mia opinione è che non che questo livello potrebbe reggere, quindi che da questa fascia potrebbe partire un tentativo di rimbalzo. Detto ciò, siamo su una fascia veramente importante, no? Rotta la quale effettivamente la leggo come Luca, ci potrebbe essere effettivamente un downside profondo, quindi siamo proprio a redderazione, no? Tipicamente un supporto quando è così importante, quando viene rotto, è una sorta di pavimento, sai, quando ti levano le mattonelle sotto i piedi, tipicamente potresti andare giù, ma io credo che reggerà al prossimo tentativo di discesa, e quindi ho messo un long a 1.1650 con un stop stretto mezza figura 1.16, proprio per la logica di cui parlavo prima, e un take profit 1.1720, quindi il classico rimbalzino analogo fra l'altro a quello che abbiamo visto negli scorsi mesi, quando anche, se ti ricordi, a metà agosto feci il test e poi da lì ripartì. Mi aspetto un movimento analogo, e quindi, insomma, strategia abbastanza semplice, su un supporto molto letto e tutto qua. L'idea è che questa sorta di, direi quasi un,
diciamo, un testa-spalla di bassista proprio con grande fantasia. Questa neckline, il testa-spalle così un po' forzato, possa tenere e quindi la figura non completarsi. Domanda, vedevo che a livello di convinzioni non avevi messo stelle, dimenticanza o proprio la consapevolezza che si naviga a vista su questi livelli? No, no, perdono, non l'ho messa, volevo mettere 3 stelle perché, cioè, qua sono abbastanza convinto, però è un trade che bisogna fare molto, cioè, avendo molto rigore nello stop, perché come dicevo, se cade area 1,16, tipicamente andiamo a completare questa sorta di testa e spalle di bassista e quindi il target all'ingiù sarebbe abbastanza violento, quindi bisogna essere pronti a cambiare idea qualora i prezzi ci dicono che siamo dalla parte sbagliata, quindi metterei 3 stelle su questa strategia. E allora, fino adesso, delle quattro carte abbiamo avuto tre strategie rialziste e solo una ribassista sul Brent. Come andiamo a chiudere queste cinque carte per questa settimana? Guarda, ancora una volta un long su Unicredit, ne parlavo prima, seguivo l'asta proprio per questa logica. Guarda, ti dico, oggi la seduta mi ha sorpreso perché ieri il breakout di 11 euro è stato pulito, no? È stato un bel breakout se fai caso. Volumi, volatilità, chiusura sui massimi, titolo che è andato un po' a sé. L'idea che mi ero fatto è che il mercato si stava già posizionando su uno sviluppo, no? Delle tante indiscrezioni di cui si parla recentemente, in primis quella su MPS. Nel weekend abbiamo letto diverse agenzie che parlavano di fonti governative che, insomma, che auspicavano e in qualche modo prevedevano che nel giro di poche settimane il deal MPS Unicredit sarebbe stato fatto. E quindi Guarda, un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, forse gli amici di House of Trading che ci hanno seguito la scorsa settimana se lo ricordano, avevo avuto conferme da un player al tavolo di queste trattative che il deal è fatto. Ora si sta lavorando da un punto di vista politico, ad esempio, su cosa dare a chi verrà uscito, so che non è italiano, ma insomma, che verrà allontanato dalla banca, si parla del pagamento di 7 anni di stipendio sull'unghia per facilitare l'uscita. Insomma, non è male, io me li farei dare volentieri 7 anni in anticipo senza lavorare e poi magari mi trovo pure un altro lavoro. Però ecco, questa partita a Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, diamola tra virgolette per fatta, sarebbe davvero un cambio al momento non apprezzabile, un eventuale non accordo. Però ecco, è interessante vedere da un lato, ritorniamo sul grafico, Regia per piacere, come l'accelerazione sopra la soglia psicologica anche degli 11 euro sia stata molto importante. Tuttavia, la seduta di oggi rischia quasi di essere un engulfing ribassista. Sì, infatti ti dico la verità, sono sorpreso, non mi aspettavo, guardavo l'asta proprio in questa logica, no? Volevo capire se erano vendite opportunistiche oppure era qualcuno che pensa di aver sbagliato posizione. Effettivamente l'engulfing è brutto, oggettivamente, però alla fine mi gioco il pullback sull'ex resistenza, adesso potrebbe essere un supporto, e metto lo stop su questo gap che ha lasciato aperto, vedi, il 23 settembre, no? A 10,65 circa, quindi 10,63, sì, ho messo come stop. E l'idea è che poi possa ritornare sui massimi di ieri. Devo dire, alla luce della chiusura, sono un po', forse leverei una stella, metterei 2 stelle, lo seguivo. Noi, insomma, come sai, le strategie le mandiamo un paio d'ore prima della chiusura. Questa chiusura mi fa un attimo così, però tutto sommato mi espongo dicendo che a ottobre potrebbe essere il mese in cui effettivamente queste operazioni straordinarie potrebbero andare in porto, e quindi evidentemente, insomma, quando levi dall'orizzonte una serie di incognite, gli operatori sono sempre contenti, no? Quindi andare a definire una situazione, secondo me, poi bisogna capire i termini, no? Con cui si farà il deal. Però in linea di principio, quando sgombri dal campo una serie di possibilità
punti interrogativi, il mercato è sempre contento. Detto ciò, vediamo se questo 11 effettivamente funge adesso da supporto. Vediamo anche il mood generale di mercato, come va a chiudere oggi l'America. Effettivamente oggi la lettera è abbastanza violenta. E vediamo un po', effettivamente potrebbe essere un trade, diciamo, con un interessante potenziale.